è un tripudio di suoni, mentre i colori sono soltanto due, rosso e blu, quelli del Crotone Calcio per la storica promozione in Serie A. Considerata per 26 lunghi anni la Cenerentola tra le squadre, è arrivata alla massima divisione nonostante la campagna acquisti a inizio stagione sia stata condotta all'insegna del massimo risparmio. Un momento di gioia che di certo non cancella le enormi sofferenze della città. In base ai dati Istat 2015, è la provincia col tasso di disoccupazione più alto d'Italia, oltre il 31%. Tra le ultime per qualità della vita, secondo il Sole 24 Ore, collegamenti ferroviari difficilissimi e un aeroporto a rischio chiusura. Eppure i soldi ora serviranno ad ampliare e ammodernare lo stadio per far giocare una squadra già da tempo sotto la lente della magistratura per il sospetto che su di essa gravino gli interessi della criminalità organizzata. In un quadro così fosco è comunque comprensibile che un successo, seppur solo sportivo, accenda i cuori e gli entusiasmi. È la terza squadra calabrese a raggiungere la Serie A dopo Catanzaro e Regina. E proprio da Reggio Calabria, Matteo Renzi ha inviato le sue congratulazioni al club neopromosso, senza però perdere l'occasione di rinnovare l'amore per la propria squadra. Ha dato una mano un fiorentino anche lì, Capezzi. Poi ferma lì, aspetta, tenga lei, prendo la sciarpa, tengo viola. La prendo per cortesia, ma la mia sciarpa è viola, sai? La sciarpa, me la lascia, volentieri. La metto qui, però, insomma, io tipo quella fiorentina.